Buongiorno e benvenuti a Semignano. Io sono Carmelo Bufamante e oggi vi racconterò la storia della famiglia Pezzini e di come è iniziata, una storia che inizia circa nel 1890. La mia attività dentro all'azienda è quella di allevare questi maiali, la razza che alleviamo è la cinta senese, ma anche il grigio senese, che è l'incrocio tra la scrofa nera di cinta e il verde bianco, il large white. Il large white che negli anni 70 aveva quasi portato all'estinzione della cinta senese. L'incrocio è un mix perfetto. Oltre ai maiali mi occupo della lavorazione dei terreni del seminativo, del taglio del bosco. Abbiamo molto castagneto al frutto, quindi tutto ciò che riguarda la castagnicoltura, ovvero la potatura, gli innesti, tutto il sottobosco. E da poco una nuova attività che però è molto fiorente nella Montagnola è la raccolta di piante officinali, che qui ne crescono in un numero e in quantità considerevoli. Terreni poveri per certi tipi di colture, tipo il mais o il grano, eccetera, in realtà danno delle proprietà importanti a piante officinali come il marrubio, il finocchietto selvatico, il ginepro, eccetera. Ho iniziato 10 anni fa, quando conobbi Cristina sarebbe appunto la figliola d'Andrea Pezzini, e insieme abbiamo deciso di iniziare a gestire, a mandare avanti quello che ormai esiste dal 1890. Nelle altre attività c'è anche il turismo, quindi abbiamo 2 agriturismi e oltre all'accoglienza ci occupiamo anche, partiremo da quest'anno, con le degustazioni per far assaggiare ciò che facciamo. Noi siamo la 4ª generazione, tutto parte nel 1920, quando Angelo Pezzini, il primo Pezzini, viene a Semignano nel podere Casalgianni come mezzadro della famiglia Lunghetti, proprietaria allora della tenuta di Semignano. A Angelo Pezzini succede suo figlio Giuseppe, che nel 1972, con la fine della mezzadria, decide di acquistare la fattoria. Appunto, viene acquistata, lui ha anche spenderei 2 parole soltanto per riconoscere a lui, ecco, l'importanza di aver salvato nel 1984 la razza, la cinta senese, che appunto in quell'epoca lì si contavano soltanto 40 esemplari e 35 di questi erano proprio a Semignano. Adesso la cinta senese è l'unico animale al mondo ad avere la DOP, ma soprattutto è una razza di cui dovremmo andare tutti un po' fieri. Nasce nella Montagnola senese e risorge proprio qui a Semignano. L'altra generazione, la terza, che succede appunto Giuseppe e Andrea Pezzini, ovvero il padre di Cristina, che lui amplia un po' l'azienda, o diciamo così l'economia dell'azienda, con l'agriturismo, partendo nel 1995. E da ultimo, appunto, noi nel 2012 abbiamo un po' ringiovanito in qualche modo il settore dell'agriturismo e abbiamo spinto un pochino di più sul discorso dei prodotti. Alleviamo la cinta senese da sempre, appunto, ed è... A Semignano c'è sempre stata. Il perché forse... E perché l'abbiamo sempre fatto. E continueremo a farlo, perché insomma fa parte di noi, del nostro DNA, della nostra storia. La mia posizione in azienda è andata più nella pubblicità, nel rapporto vero e proprio con i clienti. Quindi la mattina vado a controllare quello che hanno fatto, mi occupo di fare qualche telefonata e dopo è più un discorso di gestione. E naturalmente l'accoglienza dei turisti piuttosto che organizzare le varie degustazioni. Io e Cristina soprattutto ci svegliamo molto presto, la mattina intorno alle 6, colazione, prepari tutti, bimba a scuola, arriva il pulmino che... E poi da lì, in periodi come questi, nell'inverno, ci si dedica in tutto quella è l'attività dei privati, che anche questa è una tradizione che sta mandando avanti appunto il Pezzini. Quello che si è perso era la lavorazione del maiale, quel giorno di festa che tutti facevano 50 anni fa nel podere, dove il norcino arrivava, trasformava il maiale e dopo ci andava avanti tutto l'anno. Non a caso il maiale è il salvadanaio della famiglia, ciò che gli dai poi lo ritrovi. e quindi per adesso ci dedichiamo alla salatura
dei prosciutti, insomma degli stagionati, c'è tutto il discorso degli insaccati, quindi impastare la salsiccia, fare il salame, eccetera. E poi ovviamente a tutte queste persone serve un discorso di appunto spiegazione di ciò che facciamo, e di quello ce ne occupiamo soprattutto io e mia moglie. E la sera comunque si conclude la giornata, che intorno alle 7, 7 e mezzo, 8 a buio e spesso col freddo, di andare alla stalla, chiudere gli animali, che ecco finalmente la parte meglio della giornata, quando ci si ritrova tutti insieme in questa che ormai è una grande famiglia, siamo in 7 in casa e ceniamo tutti insieme.